Tra gli impollinatori locali, l'Apis mellifera ligustica, o più comunemente ape dorata, rappresenta uno dei fondamentali baluardi nella regolazione del nostro ecosistema. Conoscere l'ape dorata è importante, significa saperla tutelare e con essa garantire l'unicità di ambiente, paesaggio, biodiversità, in Umbria come in Italia. Il numero zero di Fattore Produttivo, format televisivo che racconta il PSR Umbria e i suoi protagonisti, in onda a partire dal prossimo autunno in tutte le TV locali, lo abbiamo fatto coincidere con la Giornata Mondiale delle Api, dedicando la puntata proprio alla tutela degli impollinatori, e l'ape dorata è tra questi. Per capire la sua importanza e i rischi che corre, abbiamo intervistato il professor Tiziano Gardi, esperto nazionale apistico su nomina MIPA. Lo abbiamo incontrato a Ponte Valle Ceppi. Sulle sponde del Tevere, Gardi ha da anni creato un apiario di selezione genetica proprio dell'Apis mellifera ligustica. Professor Gardi, perché l'Apis ligustica è così importante? Allora, l'Apis mellifera ligustica è l'ape autoctona italiana e è presente su tutta la nostra penisola da milioni di anni. È capace di sfruttare bene il territorio perché nel suo DNA conosce anche il clima, l'orografia, ma soprattutto le fioriture che sono presenti in tutta la penisola, e quindi riesce a garantire la conservazione della biodiversità su tutto il territorio nazionale. L'Apis ligustica è in pericolo, perché? Perché pur essendo l'ape autoctona nostra ed essendo la più prolifica al mondo, tanto che è stata esportata in tutti i continenti, oggi è minacciata di erosione genetica a seguito di incroci che sono stati operati dagli allevatori nel tentativo di produrre più miele, e senza pensare che invece forse era più utile utilizzare i territori facendo delle semine appropriate per poter garantire il suo sviluppo e la sua presenza. Le api domestiche selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo. Ma in generale in natura gli impollinatori svolgono un ruolo vitale nella tutela della biodiversità. Roberto Romani è professore di entomologia generale applicata al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Ateneo di Perugia. Professore, perché gli impollinatori sono così fondamentali per il mantenimento della biodiversità? Beh, diciamo che quando si parla di impollinatori si parla di tanti organismi. Passiamo dalle farfalle ad alcuni tipi di mosca, ma il ruolo fondamentale ce l'hanno sicuramente gli imenotteri. Gli imenotteri impollinatori sono, contrariamente a quello che si pensa, non solo l'ape da miele, ma soltanto in Europa abbiamo circa 2000 specie, per cui c'è una grande diversità. Il loro ruolo fondamentale è quello di garantire l'impollinazione delle piante da fiore, sia quelle coltivate che quelle spontanee, perciò hanno un ruolo insostituibile nell'ambiente per il mantenimento appunto della diversità vegetale. Professore, che cosa possiamo fare per tutelare e preservare gli impollinatori? Diciamo che possiamo intervenire a vari livelli. La scelta dell'utilizzo di agrofarmaci in maniera sostenibile è un primo approccio fondamentale. Sia riducendone l'uso, sia scegliendo quelli che sono più rispettosi e più selettivi per questi insetti. Un altro aspetto fondamentale è la creazione o il mantenimento di habitat che possono essere utilizzati da questi impollinatori per la loro riproduzione e sviluppo, perché spesso abbisognano proprio di habitat specifici. E non ultimo direi anche il ruolo della politica, molto importante, perché è la politica che indirizza appunto gli interventi verso scelte specifiche che possono essere di grande tutela per questi insetti straordinariamente importanti. L'Umbria, anche grazie al programma di sviluppo rurale 2014-2022, ha scelto di adottare meccanismi e regole per conservare e valorizzare la biodiversità, tutelando le risorse ambientali e gli agrosistemi naturali. Non solo, ha riconosciuto il ruolo fondamentale degli impollinatori con la sigla del Patto di Alleanze per la Sostenibilità e il Tavolo Tecnico Apistico,
Roberto Morroni è assessore regionale all'agricoltura. Assessore, lei ha voluto fortemente questo patto, per quali ragioni? Ma il patto per la sostenibilità, che ha visto l'impegno e l'adesione di tutte le associazioni di rappresentanza del mondo agricolo, è stato un momento importante con il quale abbiamo voluto scandire una volontà e un impegno ben preciso, che è quello della Regione nella sua interezza, del mondo agricolo, verso i temi della sostenibilità, della biodiversità, nella consapevolezza che stiamo parlando di quelli che saranno dei veri e propri architravi sempre più caratterizzanti il futuro della nostra vita. Assessore, oltre a tutelare la sostenibilità, che ruolo dovrebbero assumere le istituzioni? Beh, guardi, siamo alla vigilia, anzi siamo nel bel mezzo di una trasformazione epocale. Si parla di rivoluzione digitale, si parla di transizione ecologica, si parla in maniera sempre più intensa di uno sviluppo sostenibile da un punto di vista ambientale, senza dubbio, ma anche sostenibile da un punto di vista economico e sociale. Sono gli ingredienti di questo grande balzo in avanti che l'umanità nella sua interezza si appresta a fare. E rispetto a questa svolta, rispetto a questo salto verso una dimensione di progresso sempre più forte e diffusa, le istituzioni non possono che svolgere un ruolo in prima fila, un ruolo da protagoniste. Questo è il significato anche dell'iniziativa che poc'anzi abbiamo assunto ed è anche l'impegno che una regione come l'Umbria intende assumersi sulle proprie spalle, perché pensiamo di poter giocare davvero una partita importantissima per costruire un futuro di progresso e di sviluppo per la nostra comunità. Fare attenzione alla biodiversità ha anche un valore economico. Se negli ultimi 50 anni la produzione agricola ha avuto un incremento di circa il 30%, è anche grazie al contributo diretto degli insetti impollinatori. L'azienda Maiale Brado di Norcia, beneficiaria del PSR Umbria, ha fatto della biodiversità un elemento strutturale. Valentina Fausti è la proprietaria. Valentina, come tutelate la biodiversità in azienda? Noi la tuteliamo ormai da generazione. Iniziò mio padre con il ripristino proprio dell'ecosistema naturale della terra, e in pratica la tuteliamo semplicemente non mettendo sulla terra concimi e quant'altro che potrebbe essere dannoso per l'ecosistema, poi sia quello che diciamo che vive sopra che quello che vive sotto il terreno. Poi noi riusciamo a mantenere questo ecosistema così vario proprio grazie all'allevamento del maiale, perché il maiale mangia, fertilizza e poi dopo noi seminiamo sopra il grano verna, seminiamo la lenticchia, seminiamo il pratapistico e tutto quanto in funzione proprio di questa azienda per produrre poi un prodotto ecosostenibile, eccolo. Mamma, qua, vai, su, su. Valentina, come incide la biodiversità sulla valorizzazione del prodotto? Allora, la biodiversità incide tantissimo, diciamo che è il perno fondamentale di quello che è il prodotto, perché attraverso la tutela di questo ecosistema riusciamo ad avere un prodotto sano e genuino che consente alle persone di mangiare roba qualitativamente eccelsa con un prezzo leggermente più alto, ma non perché si fa pagare chissà che cosa, ma perché il processo è leggermente più lungo. Sinceramente l'economia in quando fai questo prodotto non conta molto, contano più le soddisfazioni che la terra poi ti dà. La biodiversità è una materia fragile. In Europa, secondo l'ISPRA, quasi metà delle specie di insetti è in grave declino e un terzo è in pericolo di estinzione. Ma anche grazie a politiche di tutela e programmi di sviluppo come il PSR, integrità biologica e sostenibilità possono coesistere, creando un connubio indispensabile per le generazioni future.